Finalmente ho scelto. Quest'ultimo periodo l'ho trascorso tra alti e bassi, a volte ero pronta a lasciare tutto. Sentivo che la chiamata era chiara e qualche giorno dopo dicevo che la mia vita era quella di una famiglia con marito e figli. Io sono la vite, voi i tralci, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. La storia di Santa e della sua persecuzione, perché tale è stata, è cominciata nel giugno del 1988, quindi praticamente nella notte buia di quella che può essere considerata la successiva invece poi legislazione derivata appunto dall'allargarsi della piaga sociale di quello che consideriamo il femminicidio. E a quell'epoca devi pensare che non era conosciuto il fenomeno come quello dello stalking. Io per prima ho imparato ad usare questo termine, anche se poi preferisco quello della persecuzione perché tale è stata. Ho imparato ad usarlo ma molti anni dopo l'accaduto a Santa e alla nostra famiglia, alla nostra comunità. La storia della povera Santa Scorese è importante perché possiamo definirla come la prima o il primo caso di omicidio preceduto da stalking in terra pugliese o comunque nella provincia di Bari. Santa aveva piena consapevolezza che qualcosa di terribile poteva essere fatto a Giuseppe proprio perché vedeva l'impotenza dello Stato a gestire questa situazione. Quella di Santa era proprio la storia, la condotta tipica dello stalker. Una persecuzione, uno che ti condiziona le abitudini di vita, uno che ti rende la vita pressoché impossibile, o io la definirei una non vita. E ciò nonostante nessuno è mai intervenuto. Possiamo spezzare, tra virgolette, una lancia a favore delle istituzioni locali, ma parlo solo sotto il profilo procedurale, perché sotto il profilo umano, professionale, credo che qualcosa di più andava fatto. Andava fatto meglio. Sotto il profilo procedurale, purtroppo, in quegli anni non esisteva il reato di atti persecutori, lo stalking, quello di cui accennavo in precedente, e quindi questo impediva di poter adottare, ad esempio, per quel tipo di condotte, misure cautelari. Adesso la legge cosa prevede? Addirittura il codice rosso a luglio del 2019 ha modificato nuovamente lo stalking inasprendo anche le pene. Cosa avrebbe potuto fare il giudice all'epoca se fosse esistito un reato di stalking? Avrebbe potuto adottare delle misure cautelari che vanno dal divieto di avvicinamento alla vittima fino a quelle custodiali, ossia arresti domiciliari o addirittura arresti, custodia cautelare in carcere. Ma io mi domando, visto che quel ragazzo è stato poi riscontrato con sentenza ormai passata in giudicato essere incapace di intendere e di volere, era possibile applicare una misura cautelare custodiale ad un incapace di intendere e di volere? Ovviamente no, perché il presupposto per poter essere imputabile nel nostro codice penale, ossia per poter essere sottoposto a un procedimento penale, presupposto è appunto avere la capacità di intendere e di volere, come l'articolo 85 codice penale impone. La mattina in cui Santa è stata seguita per la prima volta da Giuseppe fu una mattina in cui lei era andata a trovare il suo professore di inglese del liceo
Santa aveva frequentato il liceo classico Orazio Flacco e questo suo professore di inglese era anche un suo amico, confidente, benché molto più avanti negli anni rispetto a lei, ed era anche il parroco della cattedrale di Bari. Nel percorso che Santa stava facendo fra la stazione di Bari e la cattedrale, tenendo conto che ci eravamo trasferiti da un annetto in provincia qua a Palo del Colle, mentre tutto il resto della nostra giovane vita l'avevamo vissuta appunto nel quartiere Libertà di Bari, in quel percorso Santa è stata seguita da uno che normalmente all'epoca appunto chiamavano un maniaco. Una persona fissata, semplicemente. E quando mia sorella è arrivata in chiesa da Don Carlo, appunto in cattedrale, tenete conto che ha camminato su via Sparano con questa persona che alle spalle le faceva degli strani complimenti, delle avance veramente poco carine, per cui una donna comunque normalmente si mette in una situazione di quantomeno di agitazione, insomma. Il tipo è stato riconosciuto immediatamente dal parroco come un giovane che aveva tentato di frequentare gli ambienti vocazionali della diocesi barese. E però era stato allontanato da un gruppo vocazionale proprio perché aveva manifestato degli atteggiamenti strani. Questa cosa chiaramente mise in stato d'allerta sia Don Carlo stesso che Santa. Don Carlo invitò in maniera molto forte, diciamo, il soggetto ad allontanarsi dalla chiesa, ma probabilmente questo modo di fare addirittura provocò una reazione ulteriore e quindi, sentendosi già rifiutato, Giuseppe continuò a seguire anche nel viaggio di ritorno mia sorella, addirittura prendendo il treno con lei. Santa, che era una ragazza comunque molto vivace, molto, molto pronta, molto intuitiva, così, cercò di stare in compagnia di altre persone in treno. Ma quando scese dalla vettura, arrivata a Palo del Colle, anche il suo persecutore scese con lei. Chiaramente non erano tempi in cui si usavano molti telefonini, quindi Santa avvisò subito il capostazione che chiamò i miei. Pensavamo però di essercelo già tolto di torno, visto che erano intervenute delle persone adulte rispetto a questi episodi della mattina. In realtà Giuseppe non lasciò mai più sola, diciamo, Santa. Santa ovviamente riusciva a fare comunque quello che pensava fosse la sua vita normale, nel senso che non si è limitata nello studio o nello svolgere le sue attività sociali. Lei era anche una pioniera di Croce Rossa, era una ragazza che frequentava appunto il gruppo, la sua unità nel movimento dei focolari, o appunto gli esercizi spirituali, per dire, o la comunità delle missionarie, ma anche la parrocchia, cioè le passeggiate con gli amici, le feste, ma con un limite ben definito, cioè il fatto che dovesse essere sempre accompagnata e scortata. Ad esempio, anche
un ambulatorio medico, Santa non poteva mai più star da sola. Diverse volte abbiamo dovuto intervenire proprio inseguendo Giuseppe, mentre Santa era in attesa nella sala del medico, per esempio, o a lezione all'università. Quindi lei lo viveva con l'intenzione comunque di non lasciarsi vincolare, ma non sottovalutando mai quello che era il reale pericolo, perché era sempre all'angolo, cioè davvero questa persona era diventata la sua ombra. Sì, lei era una ragazzina, ma da piccola si è manifestata come una ragazzina molto vivace. E ti sto parlando già dei tempi della scuola materna. Santa voleva sempre qualcosa che fosse un mordente per riuscire a vivere bene le proprie esperienze, cioè da quelle di bimba a quelle poi di giovane donna. Era la ragazzina che, per dire, fischiava come fischiano i pastori, era considerata una maschiaccia pur avendo una sensibilità eccezionale, amava molto lo sport, era molto vicina agli ultimi, era la compagna che si dava da fare sempre per i compagni di scuola più in difficoltà, ma questo dalla scuola elementare al liceo, era il tipo coinvolgente, era la ragazzina che metteva me a guardia della porta della cucina di casa quando mamma l'obbligava a bere il latte per colazione e lei non voleva berlo, e quindi minacciava me, mi metteva a guardia, nel senso che diceva: controlla se viene mamma, perché se viene mamma mentre io sto gettando il latte nel lavandino, poi sono fatti tuoi, cioè questa serie. Quindi una a cui non avremmo mai guardato come a una santa, no? Anche se il suo nome in realtà desta già un attimo di pensiero, tanto da far dire poi a colui che diverrà il postulatore della sua causa di beatificazione, perché per lei poi è in corso una causa di beatificazione: ma come ti chiameremo, santa al quadrato? Io non ho mai pensato a Santa come ad una persona straordinariamente speciale, perché la vivevo nel quotidiano, e anche quando ho ritrovato i diari di Santa ho pensato immediatamente di bruciarli, perché per me Santa era la normalità, appunto, cioè quello che lei viveva era la vivacità di una ragazzina ovviamente non comune, ma in ogni caso di una persona che mi viveva accanto con le qualità che aveva, e quindi non ho mai considerato quanto speciale fosse. Mi sono resa conto della bellezza e della non superficialità di una vita vissuta anche andando controcorrente solo appunto quando ho cominciato a sbirciare con molta paura e con molto timore nella sua intimità, proprio guardando con molta cura nelle pagine dei suoi scritti, e proprio per questo avevo deciso addirittura di bruciare i diari salvati poi da Don Tino Lucariello, e quei diari diventeranno anche un carteggio autentico, considerato un carteggio d'amore, che darà, oltre alla richiesta di tanti giovani all'arcivescovo di Bari, allora Monsignor Magrassi, che si interessasse alla scoperta, diciamo, a mettere su un'inchiesta diocesana proprio perché si scoprisse la bellezza di questa ragazza, anche attraverso le parole del diario verrà fuori una dimensione che anche a me non era poi così nota, o su cui in ogni caso quantomeno ho posto una maggiore attenzione. Santa mi viveva accanto nelle esperienze che facevamo in comune, ma insomma chiunque abbia incrociato la vita di Santa in quel periodo non poteva avere idea dello speciale che poi invece sarebbe derivato da una conoscenza ulteriore di questa ragazza vissuta negli anni Ottanta. Fra l'altro, colui che sarebbe diventato il suo assassino aveva proprio un'idea precisa, cioè quella di diciamo riuscire a conquistare a modo suo le ragazze, quindi in particolare Santa, che avessero qualcosa a che fare con il divino. Quindi, pur non conoscendo la realtà di Santa, aveva intuito che stesse operando delle scelte, o che comunque vivesse secondo dei canoni che lo mettevano in uno stato di difficoltà tale per cui doveva conquistarla a modo suo. Dal momento in cui Santa si è sentita
proprio diciamo tenuta stretta in una morsa, che era appunto quella dello stalking, come lo chiameremo poi dopo, ovviamente noi non ci siamo mai dati per vinti e soprattutto non abbiamo mai mollato, e mi riferisco soprattutto a papà, poliziotto in servizio prima in questura e poi presso il tribunale di Bari, e poi mamma che accompagnava costantemente Santa, gli amici della parrocchia, i colleghi dell'università. Teniamo conto che mamma per esempio è stata a lezione con Santa, il che era di un'umiliazione per una ventenne che possiamo immaginare tutti quanti. Noi eravamo la sua scorta in maniera assoluta, ma tutti gli amici, devo dire, guarda, senza escludere nessuno, il parroco, il viceparroco della chiesa matrice che Santa frequentava qua a Palo, Don Tino Lucariello, che diventa poi anche parte, diciamo, del suo diario spirituale. Però nessuno ha mai sottovalutato, cioè se qualcuno per esempio, ma proprio per dirle in maniera pratica, incontrava alla stazione di Bari, diciamo il persecutore di Santa, incontrava Giuseppe e Santa da Palo stava per prendere il treno per andare, che ne so, a lezione per esempio all'università, scendendo alla stazione di Palo appunto, gli amici la invitavano o a tornare a casa oppure a farsi riaccompagnare da loro in treno a Bari. Santa temeva che Giuseppe potesse ucciderla. Io mi ricordo una delle ultime volte in cui proprio abbiamo affrontato in maniera forte questa idea del pericolo. Lei disse che eravamo nel soggiorno appunto di casa, con l'unica volta in cui l'ho vista proprio scoraggiata e molto molto impaurita, che forse nemmeno quando sarebbe finita questa storia in malo modo si sarebbe trovata una soluzione, ed è una sorta di profezia la sua, perché in realtà poi è andata così. Noi in quei 3 anni, e parlo, l'ho detto, innanzitutto di papà, che mai si è arreso di fronte a un problema così grande e sconosciuto o comunque molto sottovalutato, abbiamo peregrinato, sentendoci veramente anche umiliati in certi momenti, in tutti gli ambienti dove pensavamo di poter trovare un minimo di conforto o comunque delle misure tali che ci mettessero nella condizione di proteggere ulteriormente Santa. Dalla questura, i commissariati, attraverso le denunce, la consegna dei bigliettini farneticanti che Giuseppe faceva trovare a Santa in ogni dove, dalla cassetta della posta di casa al parabrezza della mia automobile, consegnandolo a mano magari a delle persone che pensava conoscessero Santa qua in paese o all'università, eccetera. Quindi consegnando già questo, denunciando ma ad ogni minimo respiro, insomma, quello che stava succedendo, al ricorrere dopo la prima aggressione che Santa ha subito il 6 febbraio dell'89, giorno del suo compleanno, quindi il regalo più bello non poteva esserci. Il giorno dopo siamo stati da alcuni magistrati che papà conosceva, tra l'altro appunto, e che conoscevano papà e conoscevano la storia, al tribunale di Bari, e ci siamo sentiti dire, ditemi se non è
proprio veramente l'umiliazione più grande, che in realtà loro non ritenevano che questa persona fosse così pericolosa, perché se avesse voluto fare del male a Santa, si rivolsero direttamente a lei, gliel'avrebbe questa persona gliel'avrebbe già fatto, e poi loro non potevano mica metterle la scorta. Ovviamente queste parole risuonano ancora proprio come risuonano potentissime nelle orecchie di tutta la famiglia, ma di tutti quelli che hanno accompagnato Santa in questa avventura che poi è finita così tragicamente. Diciamo che non è stato sottovalutato, anche a detta di addetti ai lavori, nulla da parte nostra, perché con l'epilogo che poi c'è stato è ovvio che ci sono venuti tanti pensieri. Immaginate il senso appunto di frustrazione che può aver proprio devastato papà, soprattutto. Quello è stato l'unico giorno, sì, in cui Santa ha deciso di tornare da sola dalla catechesi in parrocchia in chiesa matrice, e mentre ovviamente attentissimi come sempre tutti quanti le avevano chiesto se volesse essere riaccompagnata, ma Santa aveva la 126 proprio davanti al sagrato della chiesa, e quindi disse che insomma le sembrava proprio, diciamo, esorcizzò anche la paura in quel momento, dicendo che sarebbe scesa direttamente nel cortile di casa e che il peggio che poteva capitarle era che era poter trovare Giuseppe sotto casa. In realtà Giuseppe sotto casa c'era. Sono state fatte denunce diverse, addirittura il papà della povera Santa era un poliziotto, quindi questo avrebbe dovuto, tra virgolette, non lo dovrei dire, ma avrebbe dovuto agevolare la ragazza, perché quantomeno con un papà addetto ai lavori, non dico una corsia preferenziale perché ovviamente la legge è uguale per tutti, ma quantomeno far sì che qualcosa si potesse muovere meglio. Hanno fatto delle denunce, si sono più di una volta i familiari di Santa, proprio il papà, la mamma, le sorelle, la sorella, si sono recate davanti all'autorità giudiziaria a chiedere un intervento, perché era diventata una vita assurda, da tutti, diciamo, la condotta di colui che è poi è diventato l'assassino è quella condotta che poi adesso tutti definiamo stalking, ossia atti persecutori, il nuovo reato che è stato introdotto qualche anno fa nel nostro codice penale, quello di atti persecutori, conosciuto comunemente come stalking. Ciò nonostante, purtroppo, nulla è stato fatto, finché, e questo l'ho dovuto constatare tante altre volte nel corso della mia vita, e come presidente di due associazioni, prima Penelope e adesso Genzonova, purtroppo per noi è la regola intervenire in questi casi. E in tutta onestà, seppur ho visto fare molto, c'è qualche miglioramento in corso, i morti, o meglio, le morti, le donne assassinate, sono ancora tantissime. Da giugno 88 a marzo 91, immaginate, non poter neanche andarsi a comprare lo spazzolino da denti, per dire, dobbiamo pensare che davvero Giuseppe era onnipresente e che quindi gli fosse data la possibilità di dormire fino anche sotto casa nostra, o comunque di non essere mai, mai controllato da nessuno, né dalla famiglia né tantomeno da altre persone che avrebbero dovuto, potuto lavorare a vantaggio anche della sua incolumità, devo dire. Anche con l'attuale impianto normativo, nei confronti di questo ragazzo a livello giudiziario si poteva fare ben poco. Probabilmente bisognava intervenire prima con tutto l'apparato sociale. Questi tre anni, vittime ce n'è più di una, e questo lo ripeterò fino a quando avrò voce, cioè la distrazione e l'impotenza, la sottovalutazione dei rischi da parte dello Stato, quindi attraverso le istituzioni come il servizio di igiene mentale, allora servizio di igiene mentale, o appunto i carabinieri, la polizia, la magistratura stessa, sono veramente devastanti.
Quindi Santa è la, diciamo, la vittima di una morte annunciata, indubbiamente, e lei ne era appunto consapevole, ma anche il suo carnefice poteva avere delle chance, per cui non si sarebbero procurati poi tutti i danni che invece sono ancora oggi non quantificabili. Giuseppe, dopo la morte di Santa, è stato dichiarato incapace di intendere, di volere al momento dell'accaduto, e quindi ovviamente non è mai stato in carcere, se non i primissimi giorni, giusto a tutela, secondo noi, proprio della sua incolumità. Ha vissuto poi anni in ospedale psichiatrico giudiziario, da cui in ogni caso noi abbiamo sempre ricevuto, diciamo, sue attenzioni, quindi un ulteriore lavoro di stalking sulla famiglia, sugli amici. Dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa Giuseppe ha continuato poi appunto ad inviare delle lettere indirizzate appunto a noi di casa. Ci sorprendevano perché nella sua lucida follia non faceva altro che metter su dei progetti a mo' di risarcimento, dei progetti o dei presunti progetti di ingegneria genetica, nei quali evidenziava la volontà di riportarci Santa in vita, il che non vuol dire comunque una forma di pentimento, cioè quindi un delirio ancora, nonostante diciamo la richiesta delle terapie o di misure di protezione, diciamo, anche per lui. E addirittura si è spinto a inviare delle lettere in cui si fingeva Santa dal cimitero di Palo del Colle. Già questo doveva far stare in un grado di attenzione particolare, delle lettere a rubriche di quotidiani o anche di settimanali molto noti. Ha una mentalità maschilista che li dura da oltre 2000 anni. Non dimentichiamo, già ai tempi dei Romani, la donna era una res, cioè una cosa, e il pater familias poteva disporre di lei in qualunque modo. Poteva dirci, si svegliava la mattina: oggi ti voglio uccidere, ti uccido come oggi voglio rompere una penna. Prendo una penna, la spezza, la stessa identica cosa. Solo 23 anni fa abbiamo fatto la riforma dei reati sessuali. I reati sessuali in Italia erano considerati reati contro la morale. Solo 23 anni fa si è capito che la donna probabilmente un essere umano che ha una sua libertà individuale, ha un diritto alla vita, un diritto alla salute, ma solo 23 anni fa è veramente vergognoso. Se si fosse fatto già da 50, 60, 70 anni una forte opera di prevenzione nei confronti dell'opinione pubblica e dei nostri ragazzi, da un lato, e si fosse fatta una normativa seria ed efficace a tutela delle persone che hanno forti squilibri mentali, probabilmente, perché con il senno del poi siamo tutti bravi a parlare, probabilmente il caso di Santa, della povera Santa, sarebbe stato evitato, probabilmente. Noi siamo stati bravi, devo dire, a restare uniti in nome di un amore più grande e in nome della richiesta di una giustizia che però non è mai arrivata. Non abbiamo mai mollato, ma perché tutto potesse avere un senso, perché nulla fosse successo a caso. La morte di Santa non poteva rimanere una morte e basta. Fermo restando che a noi non viene restituita una sorella, una figlia, un'amica. Ma era giusto che questa storia potesse diventare seme di una nuova educazione, soprattutto di una nuova forma di informazione che proprio pervadesse il senso comune di pensare rispetto alla violenza e rispetto a quello che può essere la giustizia.